Buongiorno ragazze, benvenute in un nuovo video. Oggi video sui prodotti preferiti del mese di maggio. Piccola parentesi, mi vedete truccata e vestita uguale al video precedente perché lo sto registrando praticamente subito dopo. Ma bando alle ciance, partiamo subito con i preferiti del mese di maggio. Primo prodotto preferito di questo mese, lui. Ve ne ho già parlato, straparlato forse anche su Instagram. Lo Skin Realist di Nabla. Si tratta di un balsamo colorato per fare la base viso, super leggero, idratante, fetto un po' bagnato. Nonostante abbia una coprenza veramente minima, quasi nulla, rimane molto naturale sulla pelle, minimizza un sacco i pori secondo me, però allo stesso tempo, nonostante appunto non sia super pigmentato, tutt'altro, va a uniformare davvero molto molto bene tutto l'incarnato, cioè a colpo d'occhio, dopo aver utilizzato questo prodotto, risultate subito più uniformi e con una pelle più radiosa. All'interno del boccettino ci sono 48 ml, quindi parecchio prodotto, e il packaging viene definito airless, il che significa che non può entrare aria all'interno, e difatti qui sotto c'è una piccola molla, diciamo, che spinge il prodotto man mano che lo utilizzate in modo che appunto non entri aria da sopra. Il packaging è molto carino, è di plastica, io preferisco plastica al vetro semplicemente perché è più pratico e se cade non si rompe. Io l'ho ricevuto un pochino in ritardo rispetto agli altri influencer e devo dire che vedendolo su di loro non mi aveva colpito particolarmente come prodotto, insomma non mi aveva entusiasmato come uscita. E invece poi quando l'ho ricevuto ho iniziato a testarlo un po' in sordina e ve ne ho parlato poi successivamente e devo dire che invece mi è piaciuto tanto tanto sulla mia pelle. Per il momento l'ho provato soltanto su di me e la colorazione che utilizzo io tra l'altro è la più chiara, la 1 Fair, che non è chiarissima come vedete, però non essendo un prodotto super coprente, super pigmentato, la colorazione si adatta a diversi incarnati. Difatti sono uscite soltanto 7 colorazioni di questo prodotto proprio perché ogni tonalità corrisponde a più tonalità di incarnato. Spero di essermi spiegata al meglio. Se vi può interessare, trovate un video dedicato qui sul canale proprio a questo prodotto in cui lo proviamo, vi faccio appunto vedere l'effetto che ha sulla mia pelle e appunto lì ne parliamo in modo un pochino più approfondito. Ve lo lascio magari linkato qui sotto nell'info box. Poi un altro prodotto che mi ha stupito un sacco a livello di performance sono queste tre palettine di Makeup Revolution che ho ricevuto dal brand e la mia preferita è questa qui, la prima che vi ho mostrato. Davvero, davvero super valida. Guardate che carina che è all'interno. Praticamente, aspettate, ve le apro tutte. Queste sono le altre due. Quelle che ho utilizzato un pochino di meno, questa sui toni del fuoco, del rosso, questa più sui toni del rosa, così, e sono tutte valide a livello di qualità, tutte allo stesso livello. Queste due molto carine, ve le ho mostrate su Instagram, mi pare. E invece, quella che mi è piaciuta più di tutti è quella nude, ovviamente, perché io utilizzo quasi sempre nude, ma hanno tutte e tre questa parte con un ombretto in glitter che tra l'altro non necessita neanche di glitter glue, glitter primer, mi sto impappinando, che tra l'altro non necessita neanche di un primer appiccicoso per far aderire i glitter perché è un po' come se la colla fosse contenuta già un minimo all'interno del glitter, quindi voi lo applicate o con le dita o con un pennellino da precisione e lui aderisce abbastanza bene alla palpebra anche da solo. Di questa anche trovate un post su Instagram e quindi non mi soffermo più di tanto. Hanno un prezzo secondo me irrisorio per quello che potete farci, sono super valide e secondo me avendo quella parte in glitter riuscite a fare un trucco davvero di impatto spendendo pochissimo. Queste qui dovreste tranquillamente riuscire a trovarle negli OVS Store, dove c'è il corner di Shaka, dove trovate tutti i prodotti di beauty negli OVS Store e probabilmente anche online presso qualche rivenditore che al momento io ignoro. Poi altro preferito di questo mese, questa matita nuova, una nuova colorazione delle pastello di Neve Cosmetics. Questa si chiama Coca Koala ed è la matita che sto indossando nella rima inferiore interna.
La sto praticamente sostituendo alla matita Pillow Talk di Charlotte Tilbury, perché la colorazione, una volta applicata nella rima interna, è praticamente quasi identica. Allora, queste di neve durano decisamente meno nella mia rima interna, nel senso che quella di Charlotte Tilbury poi si fissa e si asciuga. Queste di neve sono più cremose, però per non andare a consumare quella che costa un rene, questa super super valida. Ha una bellissima colorazione a metà fra un marrone e un porpora. Ultimo prodotto make-up preferito di questo mese è il nuovo Black Wave Mascara di Paola P. E di questo anche trovate un reel su Instagram in cui vi mostro appunto l'applicazione e mi è piaciuto tantissimo. È il mascara che sto indossando anche in questo momento ed è un pochino particolare. Secondo me è un mascara che va capito e va provato più di una volta, perché se fate una sola passata l'effetto secondo me rimane molto naturale, mentre se lo andate a costruire, a lavorare, riuscite a ottenere un effetto di ciglia moltiplicate e più volumizzate alle radici. Tra l'altro scovolino molto particolare perché è fatto a palline, appunto sono 5 palline, un po' come, non so se qualcuna di voi se lo ricorda, un vecchio mascara che faceva Givenchy, che non so se sia ancora in produzione, forse si chiamava Gentleman, non lo so, non me lo ricordo il nome. Comunque sì, anche quello l'avevo provato e mi era piaciuto, e appunto ha queste palline che permettono di sollevare un pochino di più la radice delle ciglia e quindi dà anche abbastanza curvatura. La formulazione è sul cremoso andante, ma è abbastanza secca, quindi non è super fluida, non avvolge in modo perfetto le ciglia, vi fa un po' quell'effetto come posso dire, di ciglia super moltiplicate, ma le ciglia non sono super affusolate. Ecco, vi deve piacere questo effetto. Ecco, magari con lo zoom vi rendete conto di cosa intendo. Comunque questo è l'effetto appunto di questo mascara. Poi in questo caso non si tratta di make-up, ma mi sta piacendo da morire la GHD Platinum Plus che ho acquistato io su Vinted. Difatti qui è leggermente rovinata la lacca esterna. Mi piace tantissimo, l'ho utilizzata anche oggi per fare questa piega. Mi piace un sacco questa tipologia di onde che ho imparato a fare. È molto molto bella. Poi se andate a pettinare i capelli vi viene un po' quell'effetto onda stile anni, tipo anni 50. Devo dire, una piastra super valida, costa tantissimo, perché sul sito di GHD l'ho vista a quasi 300 euro, che per me è quasi follia, però io che sono riuscita ad acquistarla usata a molto meno, ecco, sono molto soddisfatta. E effettivamente è un'ottima piastra. Io personalmente forse 300 euro a prezzo pieno non so se li spenderei, ecco, forse se siete dei professionisti dei capelli allora sì. Io questa l'ho presa principalmente per fare le acconciature, per fare la piega per le acconciature sposa, perché ogni tanto, oltre al trucco della sposa, curo anche l'acconciatura, non sempre ma mi capita abbastanza sovente in realtà, e appunto con questa sicuramente faccio un upgrade a livello di qualità di piega del capello, perché prima utilizzavo una piastra tra virgolette normale, invece questa insomma la differenza si vede sui capelli. Ecco, la ciccia di quello che voglio dire io che blatero così è che la differenza tra la GHD e una piastra normale, secondo me, una volta che l'andate ad utilizzare si vede. E praticamente da quando l'ho comprata, l'ho già utilizzata anche su una sposa, ma praticamente la sto utilizzando anche quasi sempre su di me. Poi ultimo prodotto preferito è una cosa un po' particolare che ho trovato nelle mie cosette magari che tengo da parte, non lo so, così ho tipo una zona nel bagno dove tengo le cose che o mi regalano o che sono doppioni e che tiro fuori ogni tanto quando mi va di cambiare routine riguardo o alla skincare o ai capelli, e ho trovato questo profumo per capelli. Questo è di Organics Farm e made in Italy, sono 15 ml e si chiama Sweet Water. Praticamente è un profumo delicato per capelli a base di finocchio e rosa e mi piace da morire. Ha un profumo appunto super delicato, molto fresco, elegante, pulito,
e mi piace perché è come se fosse una soluzione in olio, non so spiegarmi bene, ma praticamente io vado a utilizzarlo in questo modo, non lo vaporizzo mai direttamente sul capello perché lo spruzzo, se mi va nella zona delle radici, mi unge il capello, mentre io faccio un puff sul palmo della mano, dopodiché strofino e lo vado a passare quasi come fosse un lucido per capelli, un finisher per capelli. E mi piace tantissimo perché effettivamente dà una leggera lucentezza al capello, ma soprattutto ha questo profumo che mi rimane per giorni e giorni sulle punte dei capelli, che è buonissimo. Questo prodotto credo che si possa trovare online e sicuramente in qualche erboristeria ben fornita. Dovreste cercare. Comunque la marca si chiama Organics Farm, Venice, Italy. Quindi ragazze, abbiamo terminato, questi sono tutti i miei prodotti preferiti per quanto riguarda il mese di maggio. Io spero tanto, come al solito, che il video vi sia piaciuto e vi sia utile. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto in un prossimo video.